Ciao a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo, sono Giulio Cavalli, autore, scrittore e attore teatrale. Mi occupo di criminalità organizzata, mi occupo di mafia e corruzione, anzi, mi occupo di mafia e politica, perché mafia e politica in molti aspetti sono simili e poi in fondo anche sia la mafia che la politica, noi possiamo non occuparci di loro, ma loro inevitabilmente si occupano di noi. E oggi vorrei partire a parlare del valore dell'opportunità nell'analisi politica partendo da un personaggio su cui abbiamo sentito di tutto. Una discussione però che molto spesso abbiamo deciso di delegare al Giovanardi di turno oppure a quelle tribune politiche dove si decide solo da che parte stare tra colpevolisti e innocentisti. Lui è Giulio Andreotti ed è in fondo il protagonista politico di questi ultimi 50 anni in questo paese. E il processo Andreotti dovrebbe essere un bigino, dovrebbe essere nelle cartelle, negli zaini, penso, degli studenti insieme al libro di geografia o di storia, perché il processo Andreotti fondamentalmente ci racconta non solo l'innocenza del senatore a vita, ma ci racconta quanto e se siamo stati innocenti noi in questo paese e quanto siano stati innocenti i meccanismi democratici. All'interno del processo Andreotti, così come nel processo Dell'Ute, così come in molti altri processi, che poi per via giudiziaria magari sono finiti con una prescrizione, che come vedremo è molto diversa da una dichiarazione di innocenza, contiene dei fatti che sono riscontrati, provati, addirittura dei fatti che sono anche confessati dall'imputato. E allora bisognerebbe pensare a quanto possa veramente un paese essere degno rimanendo ancorato a quelli che sono i meccanismi giudiziari che, a differenza di quello che ci vogliono far credere, sono ben diversi dai valori dell'opportunità. E allora quanto è stato opportuno Giulio Andreotti, che si è seduto fino alla primavera del 1980 con gli uomini della mafia? Quanto può essere opportuno un uomo di governo che ha attraversato la prima repubblica, la seconda repubblica e che forse riuscirà a vedere anche la terza, che ha deciso che Cosa Nostra fosse un ottimo strumento per gestire il consenso e controllare il territorio, proprio come un boss qualsiasi, semplicemente in giacca e cravatta con una credibilità istituzionale e mondiale ben diversa da quello che può essere il boss di questo o di quel rione, giù in Sicilia o giù in Calabria. E il processo Andreotti ci racconta che in questo paese ormai ci siamo disabituati a separare il valore dell'opportunità dal valore della verità giudiziaria. Dico, nello stesso paese in cui Pertini, ma anche Paolo Borsellino, persone politicamente e partiticamente molto diverse tra di loro, ci avevano insegnato che le ombre non erano tollerabili. In un paese che è diventato bravissimo a essere intolleranti, con diverse forme di diverso, e che invece improvvisamente sembra che non riesca più ad essere intollerante con una classe politica che ci racconta che ha incontrato un mafioso ma non ne sapeva nulla, che per caso è capitata in una riunione tra boss ma non se ne era resa conto, oppure che aveva fatto in modo inconsapevole, a sua insaputa, un piacere a questa e a quella famiglia. E allora io credo che sia importante partire da Andreotti per chiedersi quanto oggi l'andreottismo funzioni, perché relegare la vicenda del processo Andreotti solo al Divo Giulio è il modo più semplice per continuare a permettere alla politica di essere oscena, cioè fuori scena, lo dice bene Scarpinato in un suo libro Il ritorno del principe. Gli Andreotti di oggi sono i politici che si sono serviti o che continuano a servirsi delle mafie per poter accelerare la loro carriera o soprattutto per poter avere protezione. In un paese in cui corruzione, riciclaggio e criminalità organizzata in realtà sono le tre sorelle di un comune denominatore. E allora forse sarebbe il caso di provare a leggere in modo intellettualmente onesto ciò che è scritto nelle carte del processo Andreotti, perché diventa urgente cominciare ad accorgersi degli andreottismi che funzionano e che continuano a funzionare e cominciare a riconoscere chi sono oggi i figli di Andreotti e quindi quanto sia tollerabile, al di là della prescrizione, al di là di una Cassazione come nel caso di Dell'Utri che decide che il processo debba ritornare in appello, quanto sia tollerabile sapere che questo o quel politico si sia seduto al tavolo della criminalità organizzata e abbia fatto da ponte, lui, garante, con le istituzioni, che magari cominciare a chiedersi se non sia il caso di diventare intolleranti, ma intolleranti sul serio, intolleranti per dichiarare una volta per tutte che ci sono dei limiti che non possono essere superati e ci sono dei comportamenti che non possono essere accettati in un paese civile. Stupisce però della vicenda Andreotti che in fondo
Il suo processo sembra una favola strana, perché se ci pensate, quasi tutti i cattivi che giravano intorno alla favola più o meno sono stati fotografati mentre bussavano alla sua porta. E però in fondo tutti i cattivi sono finiti anche abbastanza male, chi è finito arrestato, chi è finito morto ammazzato, come i suoi sodali siciliani. E invece molto spesso quelli che sono i collegamenti, e quindi gli uomini prestati alla politica e forse fratelli della criminalità organizzata, siano sempre riusciti a salvarsi non solo dalla giustizia, ma a salvarsi anche nella memoria, e quindi in quella che è la giustizia e quello che è il giudizio morale di questo paese. E verrebbe da chiedersi allora perché nel paese in cui Dell'Utri, che si è riconosciuto e si è ricordato a Milano come un grande esperto di libri antichi, oppure Cosentino, non debba essere visto come uomo endogamico ai casalesi prestato alla politica, ma debba essere un altro vittima di magistratura o di un'opinione pubblica feroce che ha tentato di cannibalizzarlo, e nello stesso paese in cui improvvisamente Totò Cuffaro, scaricato chissà se dalla mafia o dalla politica, invece si è ritrovato a dover pagare pegno, nonostante sia in ottima compagnia, perché visitato regolarmente da Pier Ferdinando Casini, che riesce ad avere questa grande scissione che è comune a molti della nostra classe politica, per cui i meccanismi morali, i meccanismi etici non debbano per forza coincidere con i meccanismi politici. E colpisce come molto spesso le decisioni politiche, anche qui in Lombardia è successo, siano state prese dalla criminalità organizzata prima ancora della politica, da una criminalità organizzata che ha già dimostrato di essere politicamente molto più illuminata. Nel caso ad esempio del Massimo Ponzoni, il segretario dell'ufficio di presidenza di Regione Lombardia, segnalato nell'operazione Infinito, nell'operazione Crimine Infinito e in alcune altre informative come molto vicino alle famiglie che contano, dell''ndrangheta Brianzola, ecco, stupisce che nelle elezioni del 2010 in un'intercettazione alcuni uomini di 'ndrangheta dicono che ormai non è più affidabile, e invece la politica nel 2012 non riesce ancora a sfiduciarlo e deve intervenire la magistratura, e ancora oggi nella politica c'è qualcuno invece che si erge a difensore. Trovo molto androttiano alcune intercettazioni che avvengono proprio qui in Lombardia, dove la mafia non esiste, di alcuni uomini di 'ndrangheta che dichiarano di aver comprato questo o quel terreno che verrà sicuramente rivalutato e si vedrà modificata la destinazione d'uso in previsione di Expo, mentre Expo e mentre la definizione dei terreni in realtà non passa ancora alla discussione degli organi democratici, quelli eletti. Oppure dovrebbe colpire come negli ultimi casi di corruzione siano stati coinvolti non assessori, quindi non gente nominata classe dirigente, ma ex assessori, semplicemente appartenenti a correnti importanti di questo o di quel partito, che dimostrano di aver preso decisioni o almeno di aver fatto credere di poter prendere delle decisioni passando dagli uffici tecnici di assessorati diversi, dimostrando una volta per tutte che probabilmente esistono degli interessi che sono sotterranei e collaterali che riescono ad attraversare gli uffici che, utilizzati legalmente, invece ci richiederebbero tantissimo tempo e tantissime votazioni. E allora, se come nel caso di Andreotti ogni tanto la mafia sembra sapere già quali sono le decisioni della politica, ci sono secondo me due ipotesi. La prima, quella meno preoccupante, anzi quella assolutamente più ottimista, è che la criminalità organizzata sappia con un canale preferenziale le informazioni della politica prima dei cittadini. La seconda invece, molto più preoccupante, è che sia ispiratrice delle decisioni della politica. Quanto questo sia declinabile nel caso di Andreotti o nel caso dei tanti piccoli Andreotti che imperversano in questo paese, poi io credo che stia alla decisione e alla consapevolezza di ognuno.